Andy Wood, l'inventore del grunge, vivere e morire a Seattle prima dei Pearl Jam è il titolo del libro scritto da Valeria Sgarella che vi presentiamo per questo nuovo appuntamento di Liberi di Parola. L'artista americano è stato un protagonista defilato ma fondamentale della scena grunge e la sua prematura scomparsa avvenuta a soli 24 anni ha dato origine alla genesi del progetto Temple of the Dog e il Pearl Jam. Tra il 1986 e il 1988 i fari erano puntati su Seattle, in un periodo in cui generi musicali come il punk e il metal si stavano fondendo e il suono della chitarra risultava molto sporco. L'autrice racconta Andy Wood come un personaggio poco conosciuto nel panorama musicale, il quale aveva una visione del grunge diversa da quella di Seattle. La sua figura è stata uno spartiacque nella storia della musica, segnando un profondo cambiamento che ha poi dato vita ad un genere musicale che ha segnato più di due decenni e che continua a lasciare il segno con band come Nirvana, i Pearl Jam e Soundgarden. Per i musicisti di Seattle, la mancanza di ambizione ha permesso loro di fare la loro musica e di essere capiti. Per il punk non si poteva puntare ad un contratto andando contro l'etica di questo genere, e Wood si discostava da questa etica perché era ambizioso e puntava al successo. In questo libro, Valeria Sgarella racconta la vita di Andy Wood attraverso i racconti e le testimonianze delle persone che lo hanno conosciuto, facendo conoscere il suo spirito e la sua arte. Thank you.